Ciao amici batteristi, bentornati nel canale, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Oggi parliamo dei vari suoni che possiamo tirare fuori dalla nostra batteria e più nello specifico dal nostro rullante. Il rullante è il cuore del nostro strumento e secondo me è veramente importante saper tirar fuori il massimo da questo bellissimo elemento. E tra l'altro un elemento veramente molto importante per rendere riconoscibile il nostro drumming e per crearci la nostra personalità di batterista. Come ho detto più volte, io sono un batterista che predilige un setup piuttosto minimal. Come potete vedere non ho una batteria esagerata. Alla fin fine ho quattro elementi: cassa, rullante, tom e timpano, due crash, un ride e charleston. Il campanaccio spesso non lo uso neanche, ma mi capita a volte anche di uscire a suonare solo con cassa, rullante e charleston. E questa è stata una grandissima scuola perché mi ha permesso, o perlomeno mi ha obbligato, a tirar fuori un sacco di sfumature e sonorità da quei pochi elementi che avevo a disposizione. Quindi in questo caso il charleston, tra l'altro ho già fatto un video in merito che te lo lascio su nelle schede giù in descrizione, sulle sonorità del charleston, sulla cassa e soprattutto sul rullante, perché avendo pochi elementi a disposizione devo cercare di farli rendere al meglio. Insomma, molti pensano che il rullante abbia uno o due suoni, ma in realtà ci sono diverse possibilità per tirar fuori un carattere diverso e un suono diverso da questo bellissimo strumento. Adesso te ne elenco alcuni. Ovviamente partiamo dal rullante classico, quindi suonato con la cordiera su. Non c'è niente e nulla di più classico, è diciamo il modo in cui lo suoniamo più spesso. Ovviamente un altro modo per cambiare completamente il suono del nostro tamburo è quello di togliere la cordiera, quindi non avremo più la cordiera che vibra sulla pelle risonante, ma avremo il tamburo libero, diciamo grezzo se così vogliamo definirlo, e questo è il risultato che otteniamo. Quindi come vedete è una sonorità completamente diversa. Solitamente non viene utilizzato per suonare dei groove, dei ritmi, ma in altri contesti, anche se si può comunque fare, non c'è nessuno che lo vieta. Tiriamo di nuovo la cordiera e parliamo di una tecnica veramente fondamentale, che è il rim shot. Se siete interessati a un video in merito, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Che cos'è il rim shot? È quando andiamo a colpire il rullante sia sul cerchio che sulla pelle per ottenere un suono più potente. Vi faccio sentire la differenza con rimshot e senza rimshot. Ovviamente questo a parità di forza, quindi potete alternare dei colpi con il rim shot, quindi belli accentati, con quelli senza rim shot. Io lo faccio sempre, suono praticamente sempre con rim shot e si vede dalle mie bacchette perché sono sempre rovinate o si rompono in questa zona proprio perché vado a suonare rim shot. Però ad esempio quando suono delle note leggere non lo vado ad utilizzare, anche perché andrebbe a influire sul rimbalzo, ma proprio sulla sonorità che deve essere più morbida. Quindi il fatto di alternare tra rim shot e non rim shot può cambiare veramente tanto il suono e il carattere del nostro rullante. Poi parliamo del cross stick. Per chi non dovesse sapere di cosa sto parlando, è praticamente quando andiamo a suonare il rullante sul cerchio in questo modo. Quindi cosa facciamo? Apriamo la mano, mettiamo sotto la bacchetta, consiglio con la parte inferiore della bacchetta, col sedere della bacchetta come lo chiamo io, verso l'alto, che va proprio a colpire il cerchio, perché avendo più legno e più peso abbiamo un suono più pieno. Anche qua abbiamo un paio di varianti, possiamo prenderlo sia a metà tra i tiranti o sul tirante, a dipendenza del rullante il suono può cambiare notevolmente. E ovviamente anche quello che influenza il suono è quanto in alto o in basso andiamo con la bacchetta.
Sentite come cambia? Questa per me è la posizione giusta, quindi vado a colpire qua il rullante. In questo modo ho il suono più pieno del mio cross stick. Tra l'altro un'altra tecnica che posso farvi vedere è quella delle ghost notes, delle note fantasma, quindi quelle suonate piano, anche con il cross stick, perché noi possiamo colpire il rullante con la bacchetta sul cerchio, ma prima e dopo possiamo percuotere il rullante con la mano, creando questa alternanza di suoni. Un altro aspetto che influisce molto sulla sonorità del nostro rullante è dove lo andiamo a colpire, quindi se lo colpiamo al centro abbiamo una sonorità. Se andiamo più verso il cerchio cambia. Sentite che più mi sposto verso il cerchio diventa meno pieno e risaltano di più gli armonici. Addirittura io qua ho una piccola sordina per evitare che risuoni troppo, perché questo rullante tende a suonare veramente tanto, però riesco comunque a farlo suonare in modo più, io lo definisco più canterino per certi versi, più mi sposto verso il cerchio. Vedete, la differenza è veramente tantissima. Ovviamente poi il discorso del rimshot che abbiamo fatto prima viene riportato anche questo su dove andiamo a suonare. Sentite come canta ancora di più se andiamo a prenderlo vicino al cerchio con il rimshot. Questo ad esempio viene utilizzato tanto nel Latin. Un altro aspetto che può influire sul suono del nostro rullante è il fatto di colpirlo con la bacchetta al contrario, quindi se usiamo il sedere della bacchetta all'impugnatura abbiamo più legno e più peso e il suono potrebbe beneficiarne in termini di grossezza, di profondità. Quindi magari state suonando una ballata lenta, avete bisogno di suoni potenti e grossi, potete utilizzare la bacchetta al contrario, può essere un buon accorgimento. Ovviamente per cambiare molto il suono del nostro rullante possiamo agire sull'accordatura, ma non voglio trattare questo tema nel video perché non è un accorgimento che possiamo fare in 2 secondi. Voglio trattare, diciamo, quelle tematiche che possiamo gestire noi suonando o solo applicando su degli oggetti sul rullante, come ad esempio le sordine. Qua davanti a me ho un Mungel. Cosa succede col Mungel? Toglie armonici, va a ridurre appunto questo canto del rullante, come lo chiamo io. Vi faccio sentire la differenza con e senza sordina. Ovviamente influisce anche dove la mettete. Più la mettete sul cerchio, vicino al cerchio, ridurrà di meno. Più andate sul centro, ridurrà sempre più. Per quello che voglio io adesso in questo video, mi va bene questa posizione. Poi a me piace il rullante
che canta, che ringhia, però dipende anche da quello che viene richiesto dalla band o dal progetto in cui state suonando, magari dà fastidio, dovete un po' gestirvi in base alla situazione, però potrete cambiare tanto il suono con questo tipo di sordine o addirittura andando ad applicare delle pelli aggiuntive come Big Fat Snare Drum o delle pelli addirittura consumate che andate ad applicare sopra per avere suoni molto diversi. Ad esempio, questo Big Fat Snare Drum è quello senza foro. Sentite come cambia, molto anni 80, il famoso rullante a panettone. Oppure qui un'altra versione forata, quindi ha un impatto minore per certi versi. Poi ovviamente ci sono altre sordine anche in base alla sonorità che volete ottenere. Ma un altro aspetto su cui potete lavorare è la tensione della cordiera. Più è tirata, più il rullante risulta sordo. Perché? Cosa succede? Va anche a stoppare la pelle risonante. Ovviamente se la lasciamo andare ci sarà più cordiera, avrà un po' più di risonanza anche il tamburo. E ovviamente sentirete di più la cordiera vibrare, può essere una, diciamo, una sonorità che volete ottenere, dipende da quello che state cercando. Poi in realtà, ragazzi, ci possono essere altre mille tecniche. Diciamo, adesso io ho voluto citarvi queste qua per non mettere troppa carne al fuoco, però possono essere già degli spunti per sperimentare un po' le varie sonorità che potete tirare fuori dal rullante. Anche senza applicare niente, come avete visto, anche solo suonando vengono fuori un sacco di sfumature. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se così è stato, ti invito a lasciare un like e un commento. E se hai voglia di supportarmi per quanto sto facendo qui su YouTube, iscriviti al canale attivando la campanellina. Così rimarrai aggiornato ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo. Inoltre, ti ricordo che sono presente anche su Instagram, nel caso tu voglia vedere che cosa combino più nel quotidiano. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!